Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Fire Ash. Io sono GlacialSphere e in questo episodio andremo innanzitutto a dormire per far passare la giornata e il Rotom Dex ci dice di andare a scuola. Perfetto, andremo quindi a scuola oggi. Nella scorsa puntata abbiamo catturato Tapu Fini, abbiamo anche affrontato l'ultimo Kakuna dell'isola, ovvero Happy, con il suo Mudsdale. Quindi se ve lo siete persi andatelo a vedere perché abbiamo effettivamente completato tutte le sfide dell'isola. Ora dobbiamo andare a scuola, vediamo un po' cosa ci aspetta, eh. Allora, beh, entriamo. Vediamo un po'. E qui, nell'aula, praticamente da sola, a parte il tipo che ci vende le Pokéball per le ultra creature, c'è un Meltan. Ma certo che lo voglio prendere. Perfetto, abbiamo quindi ottenuto il nostro ultimo Pokémon di Ash. Per tutto il gioco, essenzialmente, perché questo è l'ultimo Pokémon di Alola, quindi. Questo è l'ultimo Pokémon di Ash, Meltan a livello 40, eccolo qui. Come statistiche sembra che sia più portato per l'attacco, piuttosto che per l'attacco speciale, quindi direi di tenerlo su per l'attacco. E ha Flash Cannon, Thunderbolt, Headbutt e Harden. Ok, non ha delle mosse molto buone per un tizio che attacca in maniera fisica. Allora, innanzitutto prendiamolo, lasciamo giù quindi il nostro Solgaleo, è giunto il momento di sostituirlo. Allora, Solgaleo lo possiamo mettere qui giusto, 791, sì. E ci manca un Cosmoem, se non sbaglio, per completare questa linea di appunto leggendarie. Beh, magari lo prenderemo proprio tra poco, un altro Cosmog. Allora, dato che Meltan si evolve praticamente tenendo una caramella rara, bisogna dargliela, non usargliela, dargliela basta, give. No, non voglio darla a Meltan. Fatto. No, non voglio usarla, voglio dargliela. Give, grazie. Ecco fatto. Meltan, quando salirà di livello, si evolverà. Ora, mettiamolo quindi davanti. Poi, bag. Andiamo a vedere se ci sono delle mosse che possiamo insegnargli, un po' migliori rispetto a quelle che ha. Se no lasciamoli quelle e va bene così. Earthquake, per esempio, possiamo insegnarlo a qualcuno? Conviene insegnarlo a Incineroar perché ora non abbiamo più nessuno con Earthquake. E togliamogli acrobazia, che va bene tutto, però chi se ne frega di acrobazia, dai. Ok. Bene. Forse è psichico può impararlo, aspetta, eh. Il nostro Meltan. No, non può imparare una sega Meltan. Vabbè, vedremo di usarlo un po' così, vediamo un po' come va. Cosa? Hai sentito qualcosa nella scuola? Torna subito dentro, va bene. E c'è il Team Rocket. They ate my bottle cap collection. We have to punish them somehow. Cos'era bottle cap? È la collezione di tappi di bottiglia? L'hanno mangiata? Sei sicuro di aver visto uno venire qui dentro? Sì, è difficile dimenticarsi di uno strano Pokémon con una Hex Nut for Head. La Hex esattamente cos'è? Non mi ricordo. Vabbè, comunque, hanno visto un Pokémon strano. Non vedi che siamo occupati? E noi invece combattiamo contro di loro. Quindi Jesse e James, che mandano in campo un Mimikyu. Noi andiamo di Meltan. E vediamo un po' come se la cava Meltan. Allora, iniziamo con Thunderbolt. Per togliergli il Fantasmanto. Ecco fatto. Poi andrei di Flash Cannon. Cacchio però, ma che danni. Vabbè. Allora andiamo di Incineroar. Con Darkest Lariat. È proprio fastidioso Mimikyu. Come Pokémon. Ok, Incineroar a livello 45, poi Meranie. Quindi Pokémon di tipo acqua, veleno. Andiamo con Rowlet. Non è proprio il più indicato, però d'altronde. Sarebbe stato meglio forse mandare Pikachu. Beh, andiamo di Brave Bird. Questo è super efficace, appunto. Il nostro Rowlet si suiciderà facendo questa cosa. E va bene così. Ma andiamo poi, Paul, allora.
Il che non ha molto senso quello che ho fatto, perché è stupido mandare Poipol. Ah, però un po' di danno lo fa comunque, dai. Almeno si prende un po' di punti esperienza. E si aumenta pure l'attacco speciale, buono. In vista di Wobbuffet, che sicuramente me lo ammazzerà con Mirror Coat, vero? Andiamo di Toxic. Infatti, vedi, vuole usare Mirror Coat, sta merda. Allora faccio Venom Drench, ecco. Diminuisco l'attacco, l'attacco speciale e la velocità. Guardalo come prova a counterarmi. No, no. Io non ti attacco, ti faccio morire piano piano. Guardalo lì. Ti faccio morire nella tua stessa merda che produci nel tuo corpo. Un po' brutto Wobbuffet come Pokémon, guardalo lì. Inutile come la merda. Tanto iperavvelenato, non può fare nulla. Addio Wobbuffet. Mi farai fare un bel po' di punti esperienza su Poipol. Perfetto. Livello 42. Nasty Plot, no grazie. E il Team Rocket esplode di nuovo. Ok, a questo punto. Ha appena ricevuto notizie di un avvistamento di un'altra creatura. Al percorso 3. Ok, prima però fammi andare a curare i Pokémon, un secondo qui. Così il nostro Meltan risuscita. Ecco fatto. E andiamo quindi a catturare un altro Ultra Creatura. Percorso 3. Va bene. Quindi qui sopra. Vediamo un po'. No, questo è il prato mele mele. Dov'è esattamente? Qui non c'è. Ah, eccola, trovata. Allora, Pokémon, mandiamo in campo Meltan, così si prenderà un po' di punti esperienza. Poi lo sostituiamo subito con Pikachu. E proviamo a catturare questa ultra creatura. Feromosa. Pokémon. Pikachu. Triplo calcio. Ah, godo. Andiamo poi di Thunder Punch. Azz! Non pensavo di shottarla, sinceramente, non ha difesa sta tipa. Ok, ricarico il salvataggio e ci rivediamo qui. E rieccoci qua. Affrontiamola di nuovo. Feromosa. Meltan, poi cambiamo Pokémon e mandiamo Pikachu. Leva ancora di triplo calcio. No, Stomp questa volta. Andiamo di Elettrococcola. Eh sì, non ha difesa sta tipa, eh? Zero difesa proprio. Nuzzle di nuovo. Oh, stava per morire malissimo. E a questo punto, Ultra Ball qua. Cioè, sì, non Ultra Ball. Non so come sia tradotto in italiano questa Ball. Vabbè, comunque, catturata, dai. Non può nulla contro di noi. Perfetto. E anche Feromosa è stata catturata. Tipo coleottero lotta, non so perché lotta. Great work, ora torniamo a scuola. Ok, volevo vedere se qui in giro poteva esserci una nuova cosa. Che magari non c'è. Magari non è ancora tempo, magari questo non era il posto giusto. Quindi torniamo a scuola. Ah, ecco invece, eccolo qui. Pokéball che contiene Zeraora. Prendetela, ovviamente. E abbiamo preso pure Zeraora. Ora appunto torniamo a scuola. E ho visto che c'era il professor Cuckoo lì fuori. Prima di tutto andiamo a sistemare i Pokémon che abbiamo preso. Quindi 795 Feromosa. Allora 4, 8, 5 qui. Ok. Poi Zeraora.
807. Quindi qui. Sì, qui. E oh, piano piano stiamo davvero riempiendo questo box. Perfetto, usciamo. E lì c'è un tipo. Salve? Non preoccuparti di lui, Glacial. Mi prenderò. Ci penserò io. Quindi sei venuto qui perché hai deciso di iniziare la Pokémon League? Ma pensi troppo in piccolo. Sono venuto a distruggerti, ok? Pensi che rimpiazzare le vecchie tradizioni sia una buona idea? Ma cosa vuole sto qua? Ma una lega? È davvero uno spreco di tempo. Tutti sanno chi è l'allenatore più forte. Se lo pensi. Se you think that join the league and. Ah, se lo pensi, quindi. Insomma, partecipa alla lega e provalo in una battaglia. Come se io dovessi cadere in questo trucchetto. Ti sconfiggerò qui ed ora. Se pensi ancora che. If you still make the league, I'll destroy that too. Ok, se farei la lega, distruggerò anche quella. Attenzione, incazzatissimo. Cosa c'è, ragazzino? Pensi che io ci sia andato troppo duro con lui? Bene, quindi distruggerò prima te. Potrebbe essermi utile un po' di riscaldamento. Attenzione, volevo affrontare Kukui, questo Guzma, che è il capo del Team Skull, che ha un Golisopod. Ok, cambia Pokémon. Allora, contro Golisopod, Acqua Coleottero, credo sia. Acqua Coleottero. Manderei in campo Rowlet. Bene, Leaf Blade. Azza, fortissimo Golisopod, eh? Pikachu è tutto tuo allora. Va di Thunder Punch. E poi Electro Ball. Perfetto, abbiamo sconfitto Guzma. Che spreco di tempo. Beh, se lo dici tu. E tu questa la chiami una sfida? Se questo è il tuo meglio. Se questo è uno dei tuoi migliori studenti. Beh. Leo League is going to be a joke. L'intera lega sarà uno scherzo praticamente. Ti distruggerò laggiù. Va bene, ti distruggerò là la lega. Non dovevi metterti in mezzo. Potevo tranquillamente gestirlo. Comunque tieni gli occhi aperti. Non credo che sarà l'ultima volta che vedremo Guzma. Perché non torniamo a casa ora? Sì, dai, torniamo a casa a questo punto. Abbiamo concluso questa giornata. Eccoci qui. Quindi andiamo a dormire. E Rotomdex ci dice di andare a scuola, quindi andiamoci. Partiamo subito con questa giornata. Facciamo una piccola cosa prima di salutarci per portarci avanti poi anche nel prossimo video, dato che questa giornata sarà abbastanza lunga. Prima di andare a scuola, andiamo nella foresta di Melemele. Perché vicino alla seconda allenatrice, appunto, c'è un Cosmog. Un altro. Ecco qua. Quindi prendiamocelo. E questo lo potremo fare evolvere in Cosmoem. Immagino. Non sono molto esperto di come si evolva, se solamente tramite livello serve qualcos'altro. Intanto però, ecco qui un Cosmog. Che mettiamo qui. Ah, entrambi a livello 42, tra l'altro. Cioè, l'ha fatto spawnare a livello del. No, entrambi direttamente a livello 42. Tutti al 42 sono tranne sul Galeo. Va bene. Bene, ragazzi. A questo punto, anche per questo video è tutto. E vi ringrazio per aver seguito questo video fino alla fine. Vi ricordo di mettere un bel mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto. Al prossimo video!